questo non è un obiettivo di parte, ma un obiettivo comune, perché come è stato detto oggi, un occupato su quattro in questo territorio lavora nel comparto moda, quindi per evitare che ci siano delle situazioni importanti a livello sociale, dei disagi importanti a livello sociale con ricadute negative sul territorio, ecco, questo deve essere un obiettivo comune sia alle critiche costruttive, ma non alle critiche che poi fanno male e mettono difficoltà nell'arrivare all'obiettivo. Questa è la sintesi dell'onorevole Tiziana Nisini, membro della Camera dei Deputati della Repubblica Italiana in quota Lega e già senatrice nella scorsa legislatura e sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali nel primo governo Draghi, al termine dell'incontro tenutosi nella giornata di lunedì 28 ottobre a Montevarchi con tutti i sindaci del territorio valdarnese e le associazioni di categoria. Un tavolo di lavoro che si propone di essere solo l'inizio di un percorso continuativo di confronto con il governo nazionale sui problemi sempre nuovi e diversi di un comparto quale quello della moda, che in Valdarno è una vera e propria filiera e non un mero distretto, tanto da permettere di prenderla come esempio e punto di riferimento del settore anche a livello nazionale. Abbiamo aperto un percorso che non è un tavolo una tantum, ma è un percorso condiviso proprio per oggi sono state messe in evidenza tutte le criticità e di fatto di conseguenza tutte le proposte che le associazioni del territorio hanno portato all'attenzione del sottosegretario Durigon. Siamo partiti dalla cassa integrazione in deroga che è uscita pochi giorni fa con decreto che arriva alle aziende fino a 15 dipendenti. Sono state espresse anche delle richieste di miglioria, di riduzione delle criticità anche su questo provvedimento. Ecco, l'intenzione è quella di portare avanti le istanze del territorio. Si è parlato di codice Ateco, si è parlato di miglior flessibilità da parte delle banche con eventuali garanzie, si è parlato di un passaporto digitale, quindi tutte quelle misure sia tampone nell'immediato ma anche nel medio e lungo termine che portino valore al settore, aiuto al settore, ma anche una certa stabilità per il futuro al settore. Ho letto qualche critica rispetto a questo tavolo, ma fa parte del gioco delle parti, scusatemi il gioco di parole, ma oggi non si parlava di pensioni, non si parlava di manovra di bilancio, ma si parlava di un tavolo per ascoltare le problematiche del territorio. Ovviamente ognuno farà la sua parte, io come parlamentare del territorio farò da garante perché tutte le istanze arrivino al governo. Oggi si è già parlato di un tavolo al MEF per capire quali sono le misure da mettere in campo perché queste aziende abbiano un aiuto da parte del sistema bancario. Non abbiamo la bacchetta magica, non siamo arrivati con la presunzione di risolvere i problemi, ma siamo arrivati con l'umiltà di ascoltare le problematiche per poter arrivare a una soluzione. Noi ci auguriamo comunque che le misure che questo governo già sta iniziando a mettere in campo e che potrà mettere in campo diano sollievo e alleggeriscano le criticità.